Allora, questa qua è di una lepre. Perché? Da qua a qua ha fatto un balzo. Da qua a qua ha fatto un balzo. Ma ci sarebbero delle altre. Allora, la lepre. Allora, la lepre, vedete, mette le zampette dietro così e quelle due davanti le mette così. Lei quando è a riposo è così. D'accordo? D'accordo. Allora, la signora ha detto, veniva dal cespuglio e andava giù al bar a bersi un cappuccino. Tutti convinti? Eh? Allora, se vieni qua che così le vedete meglio, tanto non scotta la neve, dai. Allora, le due zampe posteriori, ok? E le due zampe anteriori. Le due zampe posteriori e le due zampe anteriori. Allora, la Federica ha detto che andava al bar a bere un cappuccino. Tu ti chiami? Amerigo. Amerigo? Amerigo dici che va in su. Perché? Perché vedete che prima quando lei fa il salto mette le zampe dietro davanti. Bravo. Ah, esatto. La lepre? Bravo. Oh, secchione, terra, cioè 5, 5. Allora, da qua a qua la lepre ha fatto un balzo e per X frazione di tempo, di secondi, è in volo. Quando atterra, prima con le zampette davanti e le zampe dietro sono così, per poi darsi la spinta e fare il stesso discorso. Io quando porto i bambini della vostra età, vi dico sempre, allora se voi guardate, qua io riesco a ricavare la base di un triangolo, ok, e faccio una freccia. Ma sempre dalla parte opposta. Se noi vediamo dopo le impronte dello scoiattolo, è stesso discorso, però invece che mettermi le zampette così, me le mette così, tutto più piccino, e me le mette così. State attenti, perché lo scoiattolo, noi che siamo piccoli, non è Chip e Chop che hanno il buco e dormono, non vanno in letargo, eh. Sono mini vegeti d'inverno, soprattutto chi scia. Se voi andate, che siete a andate via voi domani? No, andiamo. Ecco, domani, quando prendete la seggiovia, che da Serrada vi porta su, a un certo punto è il bosco, ce ne sono parecchi lì che vanno avanti e indietro, se avete fortuna potete vederli.